Buongiorno, leggiamo da Efesini capitolo 4 versetti 1 e 2. Vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Sei un tipo suscettibile? La suscettibilità è presente nell'intimo di ognuno di noi ed è fonte di sofferenza. Se mi lascio andare a questa cattiva tendenza, vedo tutto sotto una falsa luce. Un non nulla mi ferirà, una parola di troppo mi sembrerà una mancanza di rispetto nei miei confronti, uno scherno o una cattiveria. Sarò sempre pronta ad imputare ai miei parenti, amici e colleghi delle intenzioni cattive. Tutto ruoterà intorno al mio io. Di conseguenza non riconoscerò mai i meriti di coloro che mi circondano, non darò loro la posizione che meritano e sarò ingrato verso di loro. Che brutta cosa! Questa deplorevole tendenza è un serio ostacolo alle relazioni cristiane, che al posto di essere armoniose e gioiose diventano fredde e tese, senza spontaneità e senza amore. Chi è suscettibile deve imparare che cosa sono la pazienza e il perdono e soprattutto a stimare gli altri più di se stesso. Perdonatevi a vicenda, scrive Paolo, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Colossesi capitolo 3 versetto 13. C'è un solo mezzo per guarire da questa tendenza: vivere pienamente il Vangelo. Non solo credere che Cristo è morto per noi, ma anche accettare che noi siamo morti con Lui, con tutto il nostro orgoglio e il nostro egoismo. Alla suscettibilità non resta che un posto: la morte alla croce di Cristo. Guardiamo a Lui, perfetto modello di umiltà e di rinuncia. Lui che ci dice: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Matteo capitolo 11 versetto 29. Che il Signore ci benedica.